si poteva fare di più sicuramente, ci sono stati degli eventi che hanno comunque obbligato l'organizzazione a stringere un po' i livelli di sicurezza, e quindi questo non ha aiutato dopo i fatti di Amburgo comunque che sono accaduti. Quindi noi speravamo che fosse diventasse veramente un'occasione, perché comunque la nostra città, le nostre aziende, le nostre eccellenze potessero essere così presentate a una vetrina internazionale, che non capita tutti i giorni. È stato organizzato a Venaria e gli aspetti che coinvolgevano più le aziende e le imprese, non c'è stata grande possibilità di organizzarli. Si poteva fare di più. Si può sempre fare di più, sicuramente si poteva fare di più. Siamo partiti in tempo questa volta, perché comunque abbiamo già nel mese di aprile ci siamo trovati per organizzare un tavolo con la Camera di Commercio, il Comune, la Regione. C'era proprio la volontà di fare qualcosa di organizzato e diciamo corale, e poi per una serie di ragioni questo non è stato possibile. Sul G7 Industria, che abbiamo seguito un po' più da vicino, è uscito tutta diciamo, l'importanza di questa grande trasformazione digitale che è sotto il grande cappello di Industry 4.0. Industry in senso ampio, quindi non solo aziende industriali, ma industria, ma anche servizi per le imprese in generale che saranno coinvolte da queste nuove tecnologie che stanno arrivando. E quindi nel G7 sono stati analizzati gli aspetti di come governare il processo dal punto di vista non solo degli standard che dovranno essere decisi in modo abbastanza esteso, non quindi concentrato su alcune realtà, e poi sull'aspetto della formazione, che è l'aspetto più importante, che riguarda appunto essere preparati alle nuove generazioni, alle nuove figure lavorative che dovranno lavorare in queste nuove modelli di organizzativi, nuove industrie. L'intelligenza artificiale arriverà come questi processi lentamente, entrerà in alcuni settori più velocemente, in altri meno, quindi sarà proprio come noi saremo preparati per gestire questa trasformazione, e più che altro partirà dalle grandi aziende, dai grandi processi, e poi arriverà anche alle piccole e medie imprese. Quindi credo che sia importante che noi come associazioni siamo in grado di supportare le aziende in questo percorso, prima con la formazione e proprio con l'accompagnamento verso la trasformazione dei processi che ogni azienda ha al suo interno. Ma i robot ci devono fare paure. No, non ci hanno fatto paura le macchine. Prima le macchine elettriche, poi le macchine che sono subentrate nelle varie rivoluzioni industriali. Quindi il robot è un aiuto al nostro lavoro. Saranno robot molto più collaborativi, che quindi saranno molto più amici dell'uomo, perché potranno lavorare insieme agli uomini. Io mi aspettavo di più perché come dicevo, siamo partiti prima in modo, diciamo, insieme a tutti i vari attori del territorio, per organizzare qualcosa che portasse visibilità alla nostra città, alle nostre aziende, e per una serie di ragioni non è stato possibile come volevamo, insomma. Quindi è un G7 che è stato, diciamo, poi è diventato un G7 low profile, che quindi ha coinvolto poco la città e ha anche poi suscitato anche abbastanza poco interesse anche a livello internazionale, se guardiamo anche, diciamo, quello che è stato l'uscita sulla stampa o sui media, ecco. Non ho visto gran clamore, ecco. Quindi abbastanza velato. Un G7, forse per troppa paura, si è pensato di fare qualche cosa più tecnico e meno di partecipazione con il territorio, con le aziende e poi con la popolazione, come con Torino, insomma, che ha visto questo G7 abbastanza così da lontano, nella reggia di Venaria, e insomma, poco visibile nella città.